Demo ragazzi, dai. Demo ragazzi, dai. Anno 2012, mese di maggio, giorno 20. Oggi facciamo un giro nella storia e nella memoria di un uomo. La mostra Nereo Rocco a Trieste è un viaggio nella memoria. Un viaggio nella memoria storica di noi italiani che parte da un mondo calcistico ma va ben al di là e investe e riguarda il costume dell'Italia degli anni 60 e precedenti. Signor Rocco, prego. Tutto parte da un luogo. Eccolo il posto, una città mitteleuropea. È la bella vecchia Trieste, che per 700 anni è stata la vetrina dell'impero asburgico e che ha generato i Rock, viennesi che emigrarono al sud. Piccolo borghesi commercianti i Rock, che in seguito cambieranno il cognome in Rocco. La macelleria del Paron. Che nostalgia. Ed è il 20 maggio del 1912, quando nasce Nereo, che invece di stare a bottega, nella macelleria del padre, è come matto per il calcio. Se ne appassiona perché la neonata squadra della Triestina, che ebbe gloria e certo non quella di oggi, giocava nel campo vicino a casa del giovane Nereo. Mi son de Francesco Giuseppe, in italiano significherebbe io sono asburgico. È piuttosto commovente trovarsi in questa piazza che una volta si chiamava San Carlo e che era un po' il centro del Kaisertum, Königtum, no? Verso il meridione, insomma. Un pochino a questo König Kaisertum eravamo legati anche noi lombardi ed è per questo che forse, a parte l'etnos, ci troviamo così affini ai triestini. Io dico sempre scherzosamente che dopo di noi sono i più gnocchi d'Italia. Inizia una vita piena, fatta di sport e di schiettezza, di genio e di onestà. Inizia una leggenda e nascono anche le etichette del Paron. Il rude fattore, il capo dei manzi. E poi ero il burbero benefico. Quando lei nel football, nel campo calcistico, gli affidano un'etichetta, è difficile che se la levi attorno. Io ne portavo tre, se figuri, avevo spalle molto grandi come aristocratico. Ecco la storica intervista al Paron a Trieste, nella terrazza di casa sua di allora, come quella di oggi, eccola qua. Venuti a Trieste, Minà ed io, per ritrovare un vecchio amico che ci ha abbandonati momentaneamente, perché magari poi torna a Milano in gloria. Solo che nel 1974 ci andarono Brera e Minà. E oggi invece, in tempi di crisi e di recessione, la RAI ha mandato me. Buongiorno. Lo so, è brutto quando le cose cambiano in peggio. Caro signor Massimo, grazie di essere venuto. No, grazie a lei di avermi... Ma come parliamo qua in Trieste? No, in Triestino si parlerà. Demo, vos sabate, indormensi tutti, mi ha detto che te c'eremo anche il servo, trio le spalle. Lei la comanda? Sì, infatti, no, ci toccherà parlare in stampatello, purtroppo. Va bene. Con un'emozione che mi spaccava il petto, qui ho incontrato Tito e Bruno, i figlioli del signor Nereo Rocco. Come papà era anche un gran papà, perché lui sapeva tutto quanto cosa noi facevamo. Pur essendo sempre via, lui aveva degli amici informatori. La mamma correva sempre a casa aspettando la telefonata. 20 secondi di sto lavoro qua ben fatti. Ogni tanto lo raggiungeva per qualche settimana nei suoi posti di lavoro e noi facevamo tante belle feste qua in casa, che eravamo liberi. Qui a Trieste ritornava sempre molto volentieri. Prendeva il treno dalle 6:30 a Milano, arrivava qua alle 11. Quasi ogni settimana. A Milano Commendator, a Trieste Becker, ossia macellaio. È stata la vittoria in particolare di Nereo Rocco? No. È stata la vittoria del Milan. Ma è il Milan che lei guida? Rocco un altro, è stata la vittoria del Milan. Questo è Gigi Galanzini, che conosce bene il Paron, il curatore di questa spettacolare mostra. L'idea è stata quella di creare una suggestione, ricreare un'atmosfera di quelle che oggi non... un po' difficili da trovare. C'è un filmato prezioso più avanti in cui lui dice a Gianni Minà nel 66: io mi picco, dice, mi picco di conoscere i giocatori. Io dico che conosco i miei giocatori 2 ore prima di suo padre. E volare felice in aeroplano con la tua squadra, andare su a Milano. Il suo inconfondibile berrettino, quel pompon rosso nero. Credo di non aver mai potuto verificare una situazione che si veniva
creando sempre con le squadre allenate da Rocco, cioè che i giocatori andavano volentieri ad allenarsi, perché era un teatrino, no? Demo ragazzi, dai, 20 secondi di sto lavoro qua ben fatti, non so perché che servi, ma va bene. Lui aveva questa straordinaria dote di mettere immediatamente a proprio al chiunque e di farlo sentire uno dei suoi. Allora, adesso vi parlo delle walks. Cosa sono? È una parola che si usa nel mondo dello sport inglese per definire le mogli e fidanzate dei calciatori famosi. È un acronimo di Wives and Girlfriends. Sentiamo il Paron quando invita i calciatori a portare mogli e fidanzate. Domani faremo un allenamento solo la mattina. Chi che ha moglie, fidanzate, roba seria però, puoi venire a pranzo qua da noi. Roba seria. Chi è che non ha ben presente la voce di Bruno Pizzul? Nessuno, dico io. Chi altresì ha mai visto Bruno spelarsi degli ovi duri, ovvero sia sbucciare delle uova sode? Eccolo qua il dettaglio che le telecamere di taglia in 4D hanno colto per volta. Naturalmente alla mostra non poteva mancare la parte fondamentale, dove avviene la mescita, l'ufficio del Paron, cioè. Siamo all'osteria del Paron, secondo piano del magazzino 26 di Porto Vecchio. Lui ha sempre ribattezzato il mio ufficio le osterie di riferimento. A Padova era Cavalca, a Milano era l'Assassino, qui a Trieste era Ieti. Lui era uno che prediligeva il vino rosso, però siccome era un uomo generoso e di larghe vedute, mi consentiva di bere anche al suo desco e alla sua mensa un po' di bianco, perché essendo io di origini cormonesi del Coglio, là c'è un certo privilegio anche a livello educativo per i bianchi rispetto ai rossi. Noi abbiamo il coraggio di amare il vino, appunto, e di onorare il Dio in questa sua creazione meravigliosa, no? A parte ciò, pensiamo che quelli che non bevono vino non siano buoni. Io ho dei ricordi incredibili. Un anno il Milan comprò Turini, era molto basso, no? Era un piccolino, e il Milan si radunò a Milanello, dove c'era ancora l'erba alta, e si presentò questo Turini in mezzo all'erba, che lo copriva quasi per intero, vestito di verde. E allora il Paron l'ha guardato e gli ha detto: ciò se passa un manzo el temagna. E come direbbe Nereo Rocco, mi go fatto, adesso voi vardè.